Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play slash run guidata di Wukong. Oggi affrontiamo il boss del villaggio del Varco di Sabbia. Il boss è un boss doppio, ci sono due soggetti, uno smilzo e uno doppio. E si può fare in due modi. Modo numero uno, facciamo direttamente quello doppio, lo scontro finisce, lo smilzo se ne scappa e andiamo avanti. Il problema è che dobbiamo prendere il platino e per prendere il platino ci servono tutti gli spiriti. Quindi dobbiamo fare prima lo smilzo e poi il doppio. Il problema qual è? Il problema è che se facciamo prima lo smilzo e poi il doppio, dopo che abbiamo fatto lo smilzo, il doppio si ingazza e fa 4 volte male, più male. Quindi detto tutto ciò, la nostra strategia sarà la seguente. Facciamo scendere un sacco la vita del doppio, poi facciamo lo smilzo e poi dopo diamo il doppio che c'ha poca vita però. Sentiamo. Son, I hear you loud and clear. How can I not know your sufferings? But before our master returns from the valley, we've got to tough it out. Tough it out to survive. The lads went out to see the altar the other day. Said it's stinking worse than ever. And covered in bones. Not from men or livestock, but littered in the remains of our kin! Curse that furry jackass! Ooh, just wait. Wait until Master hears about this! Hush! Hush, you fool! Our restoration, we can't say it out loud now! Poor brother Adam. What's that smell? Aye, that's fresh meat, delivering itself all the way to this dump for our lunch. Mm-hmm. Vediamo, ragazzi, vediamo. Più o meno fino a metà vita. La pure detestate questo. Vieni qua, bello. Paralizziamolo pure. Ancora queste testate. Diamolo un altro poco. Se ci mettiamo fra il tizio piccolino e il doppio, il tizio piccolino vede buttare le pietre al doppio. Ma ci dobbiamo curare però. Curiamoci due volte. Dove sta quell'altro? Facciamo scendere il piccolino. Vede che il piccolino sta là sopra? Adesso facciamo in modo che questo qui rompa il pilastro e lo fa scendere. Si è spostato qua dietro. Okay. Dove sta il piccolino? Eccolo qua. Trasformiamoci, va, e lo diamo. Yo. Continuiamo. Ok. Perfetto, vediamo se riusciamo a fare... Ce la facciamo? Ok. Diamolo col testone. Giriamoci. Ragazzi, adesso fa un sacco di male in più. Però ce la dovremmo fare con tutte le abilità che ci abbiamo. Vediamo un attimo. Perfetto. Questo fa proprio impressione, che sembra che c'ha una bistecca nel collo. Ok.
ci dà il pezzo di carne acre che è importante. Dopo vi spiego anche perché. Perché qua è un poco complicato il fatto, però cerchiamo di essere il più chiari possibile. Prendiamo lo spirito. Principe Murino 2. Vediamo un attimo che cosa fa. Secondo me non è tanto forte. Aumenta discretamente l'attacco quando la salute è bassa. Ma bisogna vedere discretamente quant'è. Sempre il solito problema. Per adesso teniamo testone. Andiamo a prendere un attimo il tempio. E ragazzi, poi un'altra cosa. Questa puntata qui sarà più corta, perché la puntata prossima sarà molto lunga. Ma proprio tanto lunga. E dobbiamo quasi per forza di cose tenere tutto insieme. Allora, vediamo un attimo questo qui. Secondo me germogli di alloro non è tanto buono, questo qua è meglio. E poi un'altra cosa, possiamo forgiare, credo, no, ancora non possiamo forgiare l'arma più forte, ok, perfetto, andiamo avanti. Andiamo un secondo qui, che vi faccio vedere un paio di cose, e poi andiamo avanti. Allora, questa parte qui, vedete, c'è questo specie di monaco con due facce, però non si può entrare. Poi è partito lo stereo di quest'altro. Ah, aspetta, andiamo un attimo qua dietro, che c'è un nemico nascosto. Vediamo. Come non ci siamo riposati? Insomma, sempre lo stesso errore facciamo. Ma com'è possibile? Vabbè, non fa niente. Facciamo così. Dato che questo canta, scendiamo qua sotto. E giusto per una questione di completezza, qua sotto non ci sta niente, a parte un fiore e un po' di rane. Come le facciamo? Una rana. Non ci mettiamo nel veleno. Nel veleno. Due rane. Mettiamo nel veleno, prendiamo il fiore. E ci dovrebbe essere l'ultima rana, poi dopo ci teletrasportiamo. Poi dopo vi devo spiegare una cosa molto importante, perché la storia di questo boss non finisce qui. Perfetto. Teletrasportiamoci, così ci curiamo pure. Allora ragazzi, io ho pensato così. Sostanzialmente questo secondo capitolo, adesso gli scontri incominciano a essere abbastanza difficili. Quindi adesso andiamo a prendere un paio di potenziamenti che non sono tanto difficili. Vi spiego anche la storia del boss, così la mettiamo tutta quanta in questa puntata qua. E poi nella prossima puntata andiamo ad attraversare quel ponte che ci porterà in un boss molto grosso, e bisognerà fare un po' di quest. Mettiamo un secondo questa roba. Allora, secondo me mossa audace è buona, perché ogni livello di talento aumenta discretamente la concentrazione ottenuta dalle schivate perfette. Visto che ne facciamo abbastanza, questa qua è buona. Questa qua pure è buona, perché conferisce una significativa quantità di riduzione dei danni per un bel periodo dopo la schivata perfetta. Quindi se schiviamo perfettamente è un grosso vantaggio. Questa qui ragazzi non è tanto buona, perché non fa tanto danno. Questa qui, quando facciamo una schivata perfetta, lascia una copia per terra che poi dopo esplode. Però il danno è minimo ragazzi. Questo qua manco serve. Volevo prendere una cosa che stava a trasformazione, ancora no. Passo illusorio non ci serve. Tecnica mistica, paralisi. Secondo me questo qua è buono. Se colpisci un nemico paralizzato con attacco leggero, aumenterai leggermente la durata della paralisi inflitta successiva, però. E si può accumulare fino a 5 volte. Delle pose del bastone, ci sarebbe questa da prendere. E anche questa qua, che pure è buona. Però non lo so. Secondo me questa qua è meglio, perché la paralisi la usiamo sempre. Quindi, detto tutto ciò, andiamo avanti. Da là ci siamo andati, il nemico l'abbiamo fatto. Andiamo da questa parte. Dobbiamo trovare un titolo della puntata. Continuiamo da questa parte, che ci sarà l'arciere prima. Ok, ci rimane qua. Morto? Questo con lo scudo. Muori. Allora, adesso andiamo qua. Ragazzi, se avete fatto solamente il soggetto doppio qua, state molto attenti. Adesso vi faccio vedere tutto. Innanzitutto
Qua c'è una porta, questo è uno shortcut, adesso non possiamo aprire, credo, non si apre. L'apriremo dopo. Vedete qua sotto? Se avete fatto solamente il soggetto doppio, qua sotto ci sarà il piccolino e si parte un'animazione e evoca un soggetto molto molto doppio, è più doppio del doppio. Invece se avete fatto prima il soggetto piccolino e poi il doppio, possiamo utilizzare quel pezzo che ci ha lasciato il boss per richiamare quest'altro boss qui. Però tutto questo lo facciamo in un'altra puntata, così vi ho spiegato anche quali sono, come si dice, che cosa succede se fate prima un boss e poi un altro. Questo lo diamo, perfetto. Andiamo da questa parte. Non è tanto difficile, ragazzi. Allora, rifacciamo, perché sennò la strada uno la perde. Allora, qua è dove c'era la porta. Questa era l'entrata, vi ricordate? Noi siamo entrati per di qua. Se costeggiamo a destra, qui ci sta una giara gialla. Se facciamo tutto il giro a destra, e questo qua serve, perciò ho detto il fatto dei potenziamenti, rompiamo questa giara e prendiamo il verme del vino risvegliato. Possiamo potenziare la fiaschetta. Dopo ci andiamo. Poi andiamo un secondo qua sotto, che ci dovrebbero essere due piante. Uno. C'è pure un soggetto da sopra che ci lancia la roba, dopo lo andiamo a fare. E due. Campanula ignea. Qua, torniamo indietro. Comunque ragazzi, decisamente la mia opinione sta cambiando rispetto alle prime impressioni. Sono ancora convinto che il sistema di combattimento potevano fare molto meglio. Però il gioco diventa abbastanza profondo, diciamo, più avanti. Più avanti si va e più diventa profondo. Ok, andiamo per di qua. Entriamo in questo muro. E ci sta il soggetto blu. Lo spezziamo un secondo. Questo dovrebbe essere molto semplice, ragazzi. Aspettiamo che ci dà il controllo. Vediamo. Vediamo ancora di più. Okay. Poi diamo anche una testata. E poi... No, ho sbagliato. L'attacco in salto in questo gioco non è tanto buono. Invece quello leggero. E ci lascia anche il suo spirito. Pipistrello agile. Quest'altro spirito manco è tanto buono, secondo me. Aspetta, dove sta? Pipistrello agile. Aumenta discretamente il recupero di vigore. Non è tanto buono, perché perdiamo 20 di difesa. Prendiamo il 20% di difesa rispetto a testone. Però il 10 più 10 di recupero vigore non è male. Testone, secondo me, è meglio. Tra le altre cose, questi qua si possono pure potenziare al falò. Poi dopo vediamo. Detto tutto ciò, andiamo di qua, che ci sarà un altro potenziamento buono. Solo ci sono due pipistrelli, ma li distruggiamo. Utilizziamo tutte le nostre... Facciamo così. Potenziamo. Ah, guarda questo. Oh, ma sto pipistrello è tosto, ragazzi. Non vuole vendere cara la pelle. Video di questo in faccia. Ma cosa di pazzi. Ok. Il motivo per cui siamo venuti qua non è questo fungo. Però torniamo qua dietro. Vediamo la pillola nonaria celeste, che ci aumenta il vigore massimo. Questo qua è veramente buono. Ok. Visto che ci siamo, perché se no ci dimentichiamo, mettiamo anche quest'altro potere della scintilla. Ossia, dove sta? Usiamo sempre torpore. Questo qua... non lo so, ragazzi, se è tanto buono. E questo qua, secondo me, non è tanto buono per adesso. C'è roba meglio da prendere. Riteletrasportiamoci e andiamo a potenziare la fiaschetta. Dobbiamo dare un titolo alla puntata, secondo me, che riguarda il boss.
Ricordiamoci che questo è il secondo potenziamento della fiaschetta. Ah, se volete vedere la scenetta del soggetto smilzo che richiama il boss là sotto, vi lascio sempre il link in descrizione. Detto tutto ciò, andiamo alla foresta di bambù, acquisizione della foschia bianca. L'ho provato anche su una 3080 da un mio amico, però su uno schermo 1440, ragazzi, senza il frame generation, senza il ray tracing come stiamo giocando esattamente adesso. Come avete visto, c'era anche una ranocchia. Il gioco gira a circa 80-90 fotogrammi e gira veramente bene. Purtroppo però sulla 3080 non funziona il frame generation. Il frame generation dell'FSR è un po' scrauso, molto scrauso. Allora, potenziamento bevanda è sicuramente quello più importante. Invece del 36%, adesso ripristiniamo il 40%, che è buono. Poi vediamo questo che tiene il negozio. Ho qua terminato. Non ci abbiamo niente di nuovo. C'è un'altra cosa che però vorrei vedere. Vediamo un attimo. Perché in questo gioco il negozio in qualche modo, man mano che vai avanti, c'è roba nuova. Vediamo un attimo qui. Infatti vedete, c'è il segno rosso, acquista. E troviamo il grattaschiena. Aumenta significativamente il vigore massimo. Questo lo compriamo significativamente. Assolutamente. Viaggiamo pure. Finale del vento giallo, vale la respirazione. Tra le altre cose, quando vi fermate al tempio, adesso vi faccio vedere, in alto a sinistra c'è il nome del tempio. Soprattutto nella prossima puntata sarà importante, perché sarà un bordello di... non si capisce niente più, ragazzi. Un altro dei problemi grossi è che non c'è la mappa e uno non sa esattamente dove stanno gli idoli. Però questa cosa qua ce l'aveva pure Sekiro, che non ci stava la mappa. Pure Sekiro, infatti... Però Sekiro ci sarà la figura più grande che si capiva. Perfetto. Detto tutto ciò, equipaggiamento. Allora, dobbiamo scegliere se perdere... Vedete qui. Perdere la difesa. E perdiamo 14 difesa. Però aumentiamo di 30 il vigore, che è un sacco. Oppure possiamo perdere 14 difesa. E aumentare... No, scusatemi. Possiamo perdere 3% di probabilità di critico e aumentare il vigore. Allora, secondo me conviene tenere così. Però se vedete che... perché la difesa, già 14 di difesa non è tantissimo. Cioè, abbiamo già testone che ce n'è da 20. Questo qui aumenta il vigore e questo qua aumenta un po' il critico. Il critico lo dobbiamo aumentare, ragazzi, piano piano. Sono ragionevolmente certo che riusciamo a fare una bella build sul critico. Mo ci lavoriamo. Tanto possiamo sempre fare il rispecchio. Ultima cosa che volevo far vedere, vedete lì in alto a sinistra c'è scritto Valere la disperazione, perché quello lì è il nome di questo tempio. Ragazzi, oggi puntata corta, noi ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata del Let's Play / Run Guidata di Wukong, sbaglio sempre. E un'altra cosa importante, se il video vi è piaciuto, vi è stato d'aiuto e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale, lasciate il like. Ciao!